Oggi ho coinvolto una ragazza che fa il mestiere più antico del mondo, perché l'ho contattata attraverso un sito. Inizialmente lei era un po' restia a raccontare la sua vita, quello che ha fatto. Io però gli ho detto che era un'intervista dove c'era molto anonimato e abbiamo l'appuntamento in una zona di Roma particolare e cercheremo di capire la sua storia, è una storia facile da raccontare o no. Ciao. Ciao. Jennifer fa il mestiere più antico del mondo e lo fa da tanti anni. Cosa significa fare questo tipo di mestiere? Sia per scelta, ma forse anche per necessità. Allora, ho 30 anni, sono nata all'estero, ma sono stata adottata da una famiglia italiana e quindi sono cresciuta qui in Italia. A che età sei stata adottata? All'età di 3 anni, praticamente sono italiana. Diciamo che l'inizio di questa avventura, carriera, mettiamola così, è nata da un brutto rapporto con mio padre. Padre, il classico padre violento. Appena ho compiuto 18 anni me ne sono andata di casa, ho conosciuto un uomo molto più grande di me, mi sono sentita, diciamo, quasi come protetta da questa persona che si prendeva cura di me e mi voleva bene. Io ho avuto un bellissimo rapporto con quest'uomo fino a che poi a un certo punto, dopo mesi, forse fingeva, non lo so, dopo mesi si è trasformata in tutt'altra persona, e anche lui violento, quindi insomma violenze che mi ritornano. E non solo, la cosa che mi spaventò di più è quando ha cominciato a far venire a casa amici suoi, colleghi di lavoro, avvocati, persone importanti, chiedendo insomma a me di essere molto accomodante con loro. All'inizio la cosa mi ha un po' scioccato, però mi sono prestata, poi stava diventando un incubo per me e quindi me ne sono andata da questa persona che a mio avviso diventava pericolosa. Quindi ho trovato, diciamo, il coraggio di andarmene, nonostante che è stata una scelta difficile. Era anche una persona economicamente molto agiata, quindi mi sono dovuta reinventare. Ho cominciato a cercare lavoro nei locali di discoteche, disco pub, e poi mi sono accorta lì che, diciamo, era facile la cosa, molti maschietti si avvicinavano e quindi magari da me pretendevano altro, e lì mi è venuto in mente che se l'ho fatto per parecchio tempo con quest'altra persona l'avrei potuto fare anche da sola e forse aumentare i miei guadagni. Dopodiché invece è diventato proprio il mio modo di vivere, e per quanto possa essere, diciamo, una situazione di degrado e poco bella, ecco, in queste situazioni mi ci sono ritrovata spesso per colpa degli uomini, forse da mio padre, quindi almeno questa volta posso dire di averlo scelto io. Il fatto che tu hai iniziato a lavorare in questo locale perché non c'avevi altre possibilità lavorative? Hai studiato? Poco. Perciò non avevi un mestiere? No, non sono diplomata. Ok, hai approfittato della tua avvenenza e hai detto vabbè, io approfitto. Diciamo che più che approfittare, necessità fa virtù. Non è stato tanto un approfittare quanto una vera necessità, a meno che non volevo tornare nei posti dalla quale sono scappata. Però sarebbe stato poi inutile aver fatto questo passo. E poi dove tornavo? Da una persona che magari non mi faceva mancare nulla da un punto di vista economico, ma che poi mi trattava come un oggetto, che mi dava ai suoi amici, ai suoi colleghi, dovevo fare quello che diceva lui. Sicuramente mi capitano spesso uomini che continuano a guardarmi come un oggetto, che non hanno di me un'immagine di una donna, che comunque, no? Io mi definisco più una psicologa del sesso, mettiamola così, perché comunque da me in questi anni poi ho avuto anche persone fidate, cioè un giro di persone ormai da anni fidato mio, che conosco e che vengono da me anche se sono sposati, però invece hanno una sicurezza, a parte che parlano anche tanto, come spesso non è che è solamente sesso, ma hanno anche proprio la sicurezza che con me il loro segreto è custodito, sialmente dai locali, però diciamo ho sempre cercato di svolgere insomma il lavoro in macchina, perché comunque mi sentivo più tranquilla che non magari portarli a casa mia con i miei guadagni, quindi diciamo avevo una mia stanza, ma appunto non avendo una casa tutta per me, e poi ripeto, anche pericoloso, io cerco sempre di non far capire dove abito, comunque di stare magari in zone più o una camera d'albergo, però lì ovviamente i costi si alzano un po', pure in macchina. Poi adesso diciamo che ho la mia frazione e che qui più che altro è un punto di ritrovo, diciamo che c'è anche se adesso non se ne vedono, però sanno che devono venire qui e sanno che insomma ci troveranno me o chi per me, e comunque è un posto dove appunto io pago anche per stare più tranquilla. Uno pago la
pubblicità, tra virgolette. E poi sono anche protetta in un certo senso. Cioè non c'è un protettore vero e proprio? No, c'è una persona che si occupa di tutta questa zona e che fa in modo che le cose, insomma, vadano, che ci fa lavorare in sicurezza, mettiamola così. Ma il fatto che tu usi sia il sito, stai su una strada dove puoi incontrare potenziali clienti, hai già un giro di clienti tuoi fissi da tanti anni, no? Ma tutto questo come lo concili? Nel senso, perché il sito insieme alla strada? Allora, perché la strada mi diventa praticamente il punto d'incontro. Come dicevamo prima, io non, a meno che non sono persone fidate, non voglio far sapere dove abito. La prima cosa è quella. E poi sono anche, come ti dicevo, più tutelata. Qui sto, ho una sicurezza che... Però è il punto di partenza. Noi ci vediamo qui e poi da qui si decide se rimanere in macchina, se andare in albergo, se andare a cena. E sì, sono costi differenti, ovviamente. C'è anche chi ti chiede di andare a cena, poi a casa. C'è anche chi ti chiede di rimanere con lui per più giorni. E ovviamente queste cose mi capitano, ripeto, con i miei clienti abituali, con la quale ho anche proprio instaurato un certo tipo di rapporto di fiducia. Se andiamo in un albergo o se rimaniamo per strada, anche perché per strada ovviamente magari uno occupa molto meno tempo, invece magari in albergo fa le cose con più calma, quindi comunque stai comprando più tempo da me, quindi ha un altro tipo di costo. Poi c'è anche chi magari gradisce che vai a cena, magari per cene aziendali, magari vuole far vedere che c'è una presenza vicino. Le cose che mi fanno stare un pochino più tranquilla e dove guadagno di più anche, perché comunque magari ecco il tempo della cena mi viene pagato come se stessi magari facendo delle prestazioni, però io sto mangiando, quindi insomma capisci pure tu che è molto più carino, no? Qui tu non hai paura perché se tu qua in macchina vai da qualche parte sei tutelata, hai sì, detto. Sì, se sì, vai sì. In un albergo qui vicino sei tutelata lo stesso? Ultimamente no, non sto andando più perché mi è capitato di ritrovarmi ovviamente più volte in situazioni poco piacevoli e quindi diciamo che adesso faccio una dettagliata selezione. Cosa è capitato di poco piacevole? Beh, è capitato persone violente, persone che comunque pensano che tu sei una bambola o che visto che ti pagano possono farti quello che vogliono, possono mandarti amici, brutte persone che si drogano. Tra le varie cose che ti sono successe, quali sono le più brutte? Una sera ero stata chiamata per una di queste cene aziendali, poi invece quando mi sono presentata lì, quando mi portano lì sul posto, diciamo che tutto era fuorché una cena aziendale, ma bensì c'erano tanti uomini che volevano venire con me tutti insieme. Anche questo è un tipo di cosa che non faccio più, anche se era una cosa lì, diciamo, in sicurezza, però adesso non sai mai chi ti trovi comunque, cioè, e poi ripeto, hanno questa concezione che tu sei la mignotta e quindi ti possono fare quello che vogliono, quindi diciamo che adesso come mangio un attimino la foglia prendo e mi do gambe levate o chiamo chi di dovere o minaccio di chiamare chi di dovere, insomma diciamo che non mi sono più trovata in brutte situazioni pericolose, però certo bisogna stare attenti. Uomini sposati, coppie, perversioni particolari, che ti è capitato? Allora, un signore una volta è venuto con un transgender senza nemmeno, diciamo, preservativi, niente, per tutto, vabbè, quelli li ho io, sarebbe stato il minimo, però insomma viene con questo transgender e anche lì non me la sono sentita, voleva farlo insomma con me, col transgender. Guarda, dico la verità, con un uomo e una donna ancora lo faccio, perché ci sono anche chi viene con la ragazza, chi viene con la moglie, chi con una persona che ha conosciuto e basta. E anche marito e moglie? Sì, certo. Che cosa succede quando viene marito e moglie? Nel senso, entrate un po' in empatia o... Ma dipende, se c'è la moglie che vuole comandare, allora gli piace, diciamo, anche ci sono anche mogli che gli piace vedere il marito che mi scopano, oppure al contrario, gli piace essere guardati, che quelle neanche lavoro, quindi per me è la cosa migliore. Cesso di essere pagata solo per guardare, quindi? Sì, solo per guardare. In pratica tu vendi il tuo tempo, no? Ma oltre al tempo non vendi anche delle performance, nel senso che se uno ti chiede un rapporto classico ha un prezzo rispetto a un rapporto diverso? Certo, ovviamente sì. Quali sono più o meno i limiti che tu ti poni dal punto di vista del tipo di rapporto? No, nessun tipo di limite, a meno che non ci sia troppa violenza, ovviamente, è una cosa che non gradisco. E ripeto, magari incontri con più persone, con più uomini, no, categorico. Con l'uomo singolo o due uomini può capitare? Può capitare se sono persone che conosco, fino a due uomini ancora sì, per esperienza spesso mi è capitato di trovarmi in situazioni poco carine e quindi sto molto più attenta adesso. E rispetto
alla classica donna che lo fa su strada. Qual è la differenza tra te e lei? Sicuramente i prezzi, come prima cosa. E poi anche penso di offrire un servizio differente, come appunto cene, vacanze insieme, dipende da... Addirittura una vacanza? Sì, dipende da quello che chiede il cliente. Sì, cioè, c'è di tutto, c'è chi gradisce una coccola, c'è chi vuole parlare prima, c'è chi ha bisogno di parlare dopo, c'è chi se non parla prima non riesce neanche a consumare il rapporto, quindi poi per questo c'è anche della psicologia secondo me in mezzo, e io tendo a improntare i miei rapporti con i miei clienti su appunto un rapporto di fiducia, perché poi loro si fidano di me e da me ci tornano comunque. Ti è mai capitato di dare un consiglio a un tuo cliente sul rapporto con la moglie, insomma come fare? Come no, gli uomini sposati che vengono da me spesso e volentieri magari se stanno in crisi con la moglie, e io sono proprio un'evasione, non perché loro non vogliono più la loro moglie, ma perché per evadere dai problemi coniugali che hanno, no? Magari uno lavora, torna a casa, invece di trovare vicino una persona, no, che ti comprende, tutto quanto, magari si trovano a litigare o comunque con... E diciamo, io sono anche un rifugio per questi uomini. Sì, mi capita spesso di dargli consigli, poi ovviamente i miei consigli, chissà se li seguono o no, questo lo possono sapere solo loro. Avendo tu anche una certa proprietà di linguaggio, ti sai presentare anche in un certo modo, puoi andare a fare cene, ti è capitato magari qualcuno conosciuto, qualcuno famoso, un VIP? Sì, più d'uno. Beh, sia in ambito calcistico che nell'ambito della musica, ovviamente non dirò chi. Vabbè, non farò nomi, però sì, capita molto spesso. E perché uno famoso va con una donna a pagamento? Cioè, immagino un calciatore giovane, può andare con tutte le ragazze che vuole, però dice vado con una ragazza a pagamento. Beh, perché sicuramente io poi non li disturberò il giorno dopo, né quello dopo ancora, né gli creerò problemi con le mogli, e questo perché va anche contro i miei interessi. Ovviamente il calciatore con me si sente tranquillo, da me ci torna, e parliamo anche di un calciatore, quindi magari una persona che ha due soldini in più di una persona normale, quindi a me conviene mantenere il segreto. Loro si sentono più tranquilli perché che non andrei mai a dire niente, invece magari frequentando un'altra normalissima ragazza c'è il rischio che poi queste si innamorano, gli creano problemi con la donna, quindi per non avere rotture di scatole, secondo me. Avendo anche rapporti con queste persone famose, un distacco maggiore, un sentirsi eletti rispetto al cliente normale, o sono come gli altri? Non posso dire che sono come gli altri, perché ovviamente sono molto più discreti anche loro in primis, quindi forse no. Pagano anche molto più facilmente, preferiscono poi posti appunto chiusi, magari in albergo, comunque posti più carini che in mezzo alla strada, cene fuori, cose, mangio bene quando sto con loro, è meglio così. Che con le persone famose ci guadagniamo entrambi. Per arrivare a un personaggio famoso, c'è un passaparola o è nato per caso? Ma guarda che anche il social, le piattaforme su internet fanno tante, c'è chi mi ha contattato così, chi mi ha trovato magari in qualche locale, chi ho conosciuto a qualche grande festa portate da altre persone, poi magari si sono avvicinati a me, scambiati contatti, però sì, è un... E ti capita di andare in queste feste dove poi alla fine si conclude un rapporto con qualcuno? Sì, diciamo che il principale motivo per la quale ci vado è quello, quindi... Non per divertirti, ma per lavorare. Sì, sì. E non ti capita una sera dici, cavolo, stasera mi vorrei divertire, invece poi mi tocca lavorare alla fine? Quando mi voglio andare a divertire non lavoro, ho il giorno di ferie. C'è una fusione tra un cliente che può diventare in realtà un rapporto piacevole che non è retribuito? Sì, mi è capitato anche di divertirmi mentre lavoravo, diciamo, come si dice, fai quello che ami e ti sembrerà di non lavorare mai neanche un giorno. La tua famiglia non ha più avuto rapporti con i tuoi genitori? Papà assolutamente no, mi è capitato qualche anno fa di risentire mia madre, ma poi ho capito che era una cosa che forse faceva male a entrambe, per cui sono andata avanti per la mia strada, preferisco non sentirla. Beh, che lavoro faccio lo sanno ormai, di saputo, quindi sì, non c'è stato bisogno di dirlo. Poi ovviamente magari mia madre mi vuole bene lo stesso, come io ne voglio a lei, però ormai le nostre vite sono andate così, forse era un po' nel mio destino fare questa fine. Ho visto che tu hai anche un profilo Instagram con tanti follower. Cosa ti serve il profilo Instagram? Perché tutti sti follower? Beh, il profilo Instagram per me è quasi come fosse una vetrina, quasi come fosse un catalogo. I miei follower la maggior parte sono clienti o quelli che diventeranno poi i miei clienti. Io ci lavoro molto con i profili. E le foto, queste cose che tu metti, le fai da sola? C'hai un fotografo? No, le faccio da sola. È capitato mai che qualche cliente volesse fare un video della performance o comunque portarsi via un ricordo di immagini? Sì,
È capitato. Faccio con il mio telefono, poi lo sistemo io e poi semmai glielo mando ed ha un costo. Non lo faccio fare con il telefono dei clienti, è una cosa che gestisco io, magari poi mi oscuro delle cose. Perché hai accettato di fare questo video con noi e anche rischiando? Perché poi comunque lo stiamo facendo in una zona dove tu lavori alcune volte. Allora, innanzitutto perché sono vostra fan e questo, cioè, vedo spesso i vostri video e quindi per me è quasi, non dico un onore, però sì, dai, quasi un onore partecipare in questo video. E poi perché in realtà penso che questa intervista, queste cose che sto dicendo possono essere magari utili a chi si avvicina purtroppo per necessità, per bisogno, questo mondo che nasconde parecchio schifo sicuramente, che però per necessità magari posso capire che si fa, quindi fatelo. Però usate la testa, se posso lanciare un messaggio per delle altre ragazze che magari stanno vivendo momenti di difficoltà. Con la testa e con molta attenzione si può fare tutto. Cosa ne pensi di un'eventuale legalizzazione di questo mestiere? Cioè il fatto che lo Stato lo riconosca come mestiere, si paghino le tasse, vi dia una pensione, vi dia tutela sanitaria? Ma ti dico la verità, io per il momento sto tanto bene col mio contante, pochi maledetti e subito. No, non la legalizzerei per il momento, perché tanto ogni cosa legalizzata poi ci deve mangiare qualcun altro e quindi figurati se devo far mangiare lo Stato pure sul mio corpo. Già lo Stato non è riuscito a darmi un piatto di pasta, a me un lavoro decente, e devo pure farlo mangiare su di me. Non esiste. Non mi sono mai presentata in nessun caffè, in nessun posto simile, a parte che, vabbè, queste cose sono pochi anni che ci sono queste sovvenzioni per i poveracci come me. Però è anche una questione di coerenza, alla fine non ho bisogno del reddito di cittadinanza, 3 piotte a sera me le alzo da sola, quindi è anche una questione di coerenza. Io credo, diciamo, con quel poco che sono, e va bene così. Tu avevi un lavoro che sognavi di fare prima di iniziare a fare questo? Ma da bambina? Mi sembrerà particolarmente singolare, però io da bambina sognavo di fare la maestra d'asilo nido, proprio con i bambini piccoli, ancora ogni tanto mi vedo lì che canto Whisky il ragnetto, circondata da 20 bambini, però non è andata così. Hai mai pensato in futuro di fare un figlio, una figlia, comunque una famiglia? Sicuramente quasi tutte le donne sognano di diventare mamma un giorno, anche io lo sogno, non mi sembrano queste le condizioni né il momento di farlo. Se dovessi immaginarmi mamma significa che già ho raggiunto la cifra che voglio raggiungere, già ho cambiato vita e probabilmente non starò più neanche in questo paese. Beh, se dovessi fare un figlio sì, vorrei cancellare il mio passato e non metterlo in difficoltà con eventuali amichetti un giorno, comunque per tutelarlo sì, me ne andrei e ricomincerei da capo. Hai paura che qualcuno magari ti riconosca un domani e dica: sai, lei faceva quello e io ci sono andato, una cosa del genere? Beh, più che paura per me, che per me al momento è pubblicità, paura nel caso dovessi appunto procreare, sì, per tutela di mio figlio o mia figlia. Se tornassi indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto? Diciamo che non sono pentita di quello che ho fatto e come dicevo prima era un po' nel mio destino forse, però sicuramente lo farei con più testa già da subito, con più sicurezza, cercherei di non finire magari in situazioni pericolose dove invece mi sono ritrovata, lo farei con più senno da subito. Io direi che per oggi abbiamo fatto parecchie domande a Jennifer, se volete sapere altre cose possiamo rincontrarla, possiamo fargli altre domande, scrivetele qui nei commenti. Spero che l'argomento sia di vostro interesse, se non vi interessa ragazzi fate altro. Poi se mi chiedete se Jennifer ci ha chiesto dei soldi a questo video, assolutamente no, ci ha dedicato il suo tempo libero, l'ha fatto pro bono per il canale, per portare un messaggio che è la cosa più importante. Non mi chiedete l'Instagram di Jennifer perché stiamo cercando di tenere riservata la cosa, anche perché c'è un po' di rischio nel raccontare queste cose perché non vogliono che si sappiano. Considerate sempre che io ho già fatto qualche video su Sony Video dove ho avuto tra virgolette più minacce. In Italia ci sta sempre qualcuno che si risente, da chi la fa a chi la sfrutta, ma anche al cliente, e spesso e volentieri forse i più minacciosi sono i clienti che dicono: ah, non è che mi ha inquadrato, non è che mi sono visto. Vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao.